classificato della categoria piccoli della 47esima edizione della Torre d'Oro 2022 Samuele Gallucci con Sono Felice. Un topolino e buche formaggio, come un galletto che s'antella in un pollaio, come un ippopotamo che rota nel fango, come una rana che stufa lo stagno. Come una giraffa che sola la foresta, come una rondine con una tempesta, ci tengo a ringraziare tutto l'appoggio e tutto il sostegno che abbiamo avuto, perché voi vedete la parte finale, no? Vedete il confezionamento di uno spettacolo, ma dietro c'è tutta una macchina che si muove, c'è un brulichio di sogni, di intenzioni, di fatiche e di sacrifici, quindi io non posso che ringraziare tutto l'apparato Proloco Comune, tutti quelli che hanno lavorato, insomma, dal fiore alla pedana ai musicisti che sono straordinari, al coro, ai genitori di chi ha portato il coro. Per la categoria grandi, vediamo. Il primo classificato. Categoria grandi Torre d'Oro 2022, Il premio offerto dal Comune di Torre San Patrizio più il premio Manrico Sollini. Alice Scoccia con Ali di Carta. Quando il mondo va di fretta, non mi ascolta, non mi aspetta. Quando io mi sento sola, con un nodo stretto in gola, sulle pagine di un libro i miei occhi getterò, come in un caldo nido il cuore mio sentirò. Oltre le stelle, oltre... È uno dei più belli momenti da sindaco poter partecipare a queste iniziative. È bellissimo ripartire, vedere il teatro pieno di bambini che corrono, pieno di genitori. Quindi grazie a tutti, grazie alla Proloco. Io ringrazio tutti voi che avete partecipato in così numerosi. Insomma, questa è la mia prima esperienza come presidente della Proloco. Ringrazio in primis tutti i miei collaboratori, soprattutto i membri del direttivo che mi hanno supportato e sopportato. Ringrazio l'amministrazione comunale, che comunque c'è una collaborazione attiva e fattiva per fare e portare avanti questo piccolo paese, che si possa conoscere anche al di fuori, perché come ha detto un signore che è venuto a Torre per visitarla, dice: piccolo è bello. Leggere fa bene.